Buonasera, benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con il TG di RTA. Parma e provincia restano dunque in zona arancione. Abbiamo evitato per un soffio davvero il rosso, ma Bonaccini è pronto a restrizioni in qualunque momento. Parma e provincia scongiurano la zona rossa. Rimaniamo arancioni contro tutte le previsioni dei giorni scorsi. Davano tutti la nostra regione rossa sino a pochi minuti prima della firma del ministro. I numeri però sono in peggioramento e l'RT nazionale è salito a 1,06. C'è troppa differenza tra le varie province. Per le aree della regione con il numero di contagi più alti sono già scattati i provvedimenti maggiormente restrittivi, dalla zona rossa di Modena e Bologna alla zona arancione scuro di Reggio Emilia. Il governatore Bonaccini però ieri è stato molto chiaro e ha detto che non esclude nei prossimi giorni misure più stringenti. Le ordinanze rese note al venerdì sera, come è accaduto ieri, non vanno bene perché c'è troppo poco preavviso e la cittadinanza è stanca di dover attendere per sapere in che zona di lì a poche ore si troverà. Lo sfogo è del sindaco di Bedogna Giampaolo Serpagli, che affida ai social il suo disappunto, stanco che dopo un anno nelle comunicazioni nulla sia cambiato. Non si può, non è corretto, non è rispettoso. Ci risiamo dopo un anno complicato e convulso, dove però purtroppo ci siamo fatti un'esperienza sulle ristrettezze, sui DPCM, sulle zone colori, siamo ancora nella situazione di attendere. Non si possono far uscire le ordinanze con i colori alla sera del venerdì. Inizia così il duro e lungo sfogo di Giampaolo Serpagli, sindaco di Bedogna, su Facebook in merito ai ritardi di comunicazione sulle restrizioni e su quale colore assumono le regioni 48 ore dopo. Nella giornata di ieri l'Emilia-Romagna ha sfiorato la temuta zona rossa, costringendo cittadini e amministratori a rimanere incollati alle news fino all'ultimo minuto. La comunicazione ufficiale di zona arancione, infatti, è arrivata solo alle 18.30, l'ennesimo emanato di venerdì sera per la settimana successiva. Oggi i nostri giovani cittadini in età secolare sono usciti da scuola senza sapere se lunedì sarebbero tornati, continua Serpagli. I genitori chiamano, cercano su internet, osservano i social in attesa di sapere. Non è rispettoso. Non lo è verso i bambini e i ragazzi, non lo è verso i genitori che si devono organizzare, non lo è verso le imprese che in caso di chiusura subiranno dei contraccolpi. Giustamente noi amministratori locali siamo tartassati dalle telefonate, dai WhatsApp, dai messaggi di cittadini che cercano di capire e di sapere. E noi, come disarmati, non sappiamo rispondere perché non coinvolti nelle decisioni romane. Ho grande rispetto per chi in questa fase cerca di organizzare un'emergenza che ci vede esposti all'ennesima ondata. Colgo la gravità della situazione, ho sperato però in una svolta sui tempi e sulla comunicazione, ma purtroppo siamo allo stesso punto di un anno fa. In politica non ci sono scuole, non c'è un ente di formazione che spiega come ti devi muovere, serve l'esperienza. Ebbene, l'esperienza di un anno di pandemia non è servita, perlomeno non è servita a comunicare con dei tempi corretti a chi deve organizzare la propria vita, quella dei propri figli, quella della propria azienda. Nello specifico, la cartina Covid dell'Emilia-Romagna evidenzia come il distretto Valli, Taro e Ceno sia diverso dalle altre aree. Sicuramente, per fortuna, ma anche per il comportamento della nostra gente, dei nostri commercianti, degli amministratori locali, che insieme ai propri cittadini hanno gestito bene quest'ultimo periodo. Ma con molta desolazione dobbiamo constatare che non è servito molto. Si rischia di non far comprendere ai nostri cittadini che i sacrifici che hanno fatto in questi mesi, i comportamenti adeguati, gli sforzi che i nostri commercianti hanno dovuto fare per adempiere ai vari DPCM, si sono rivelati vani. Come ho già detto in precedenza, ha senso, e lo sentirei come un obbligo, bloccare una zona, un distretto, una provincia in cui i contagi sono alti, ma ha senso farlo subito, a pochi giorni dai rilevamenti che AUSL ci manda. Estendere un provvedimento così limitante a tutta la regione, in zone in cui i valori non sono certamente da zona rossa, come confermato dai dati di AUSL, non è solo immotivato, ma rischia di intaccare la credibilità degli amministratori pubblici e delle istituzioni.
Intanto i numeri non sono certo favorevoli perché aumentano i casi e soprattutto tornano a salire i ricoverati nel reparto Covid in città. Intanto i ricoveri presso il reparto Covid del Maggiore di Parma continuano a salire. A ieri erano 202 i pazienti ricoverati. Le persone che si trovano in ospedale hanno un'età compresa tra i 34 e i 95 anni e hanno diversi livelli di gravità. Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital, spiega che vi è una netta crescita di pazienti ricoverati che presentano vari livelli di intubazione. L'equipe è integrata, ma si sta andando un po' sotto pressione perché i numeri sono aumentati. La dirigente, come già fatto in altre occasioni, lancia un appello all'uso della mascherina e al rispetto delle regole. Come sempre, ma soprattutto in questo periodo molto delicato, dice, dobbiamo metterci la mascherina, lavarci frequentemente le mani ed evitare assolutamente assembramenti. E da un anno l'esercito dei volontari è in prima linea in aiuto alla popolazione. Il periodo storico è tra i più complicati, eppure il loro impegno non è mai venuto meno e anche ora donano il loro tempo per la campagna vaccinale. In questo difficile periodo legato all'emergenza sanitaria che ancora rende complessa la situazione, le associazioni di volontariato sono il fiore all'occhiello nel nostro territorio, a partire dalla protezione civile comunale ad arrivare alla pubblica assistenza Croce Bianca di Varsi. I militi, scrive in un comunicato il sindaco Angelo Peracchi, sono sempre stati attivi e hanno garantito la loro presenza nonostante la difficoltà del momento. Durante questa campagna vaccinale fondamentale è stato e continua ad essere il loro contributo in quanto hanno messo a disposizione il personale e i loro mezzi per accompagnare chi ne ha bisogno ad effettuare il vaccino. Il sindaco ringrazia a nome dell'amministrazione per questa solerte e costante impegno che garantisce un servizio importante per la cittadinanza e ricorda che anche i militi stessi, per procedere in sicurezza il loro impegno, stanno a poco sottoponendosi alla vaccinazione. Ricordiamo l'importanza dei servizi di volontariato per il nostro territorio, conclude Peracchi, che sono un supporto indispensabile per ogni cittadino. Voltiamo pagina, sono state inaugurate questa mattina presso il giardino della casa protetta Selene Conti di Borgo Taro due panchine, una di colore rosa in memoria di Daniela Galli e l'altra rossa in memoria di Anastasia Rossi. Due panchine in ricordo di due donne, due operatrici sanitarie, due colleghe per le attuali operatrici della Casa Protetta Selene Conti di Borgo Val di Taro, e le colleghe le hanno volute ricordare in questo modo, con la posa di queste panchine che rimarranno nel parco antistante la Casa Protetta e che ricorderanno per sempre le figure di Daniela e di Anastasia che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente. Sì, il personale fortemente ha voluto in questo periodo così difficile cercare di trovare un momento di riprove, di preghiera, e elaborando appunto queste panchine, come simbolo anche la panchina come simbolo del ritrovo e di poter stare insieme. Ricordiamo comunque con grande affetto e anche tanta tristezza, perché sono appunto mancate appunto sia Daniela, che era una referente, che ha lavorato qua nella nostra struttura, una sempre sorridente solare, e come Anastasia, per il suo grande impegno, la costanza e il sorriso che ha sempre voluto mettere nel suo lavoro. È giusto ricordare in questo progetto delle panchine il contributo che ci ha voluto dare Pietro Terroni nel lavorare i graffiti, il fabbro Stefano che ha donato le targa, la carrozzeria che ha contribuito a verniciare per sigillarle in modo tale che siano indelebili anche contro le condizioni atmosferiche, dato che devono permanere all'esterno, e naturalmente il pittore Daniele, che ci ha permesso appunto di renderle e andare a sigillarle con il colore legato al rosa per la lotta contro i tumori, mentre il rosso per la lotta contro la violenza sulle donne.
una scelta di inaugurare queste panchine in concomitanza con la festa della donna. Sì, è stato naturalmente un input che ci è stato dato dal personale della casa di riposo. Voglio ricordare che comunque l'amministrazione è sempre nei limiti del possibile presente, dove ci sia comunque un ricordo, il rispetto, la solidarietà, la generosità. Abbiamo ricordato due persone, due donne che hanno dedicato la loro vita per gli altri, e questa è una cosa bellissima, e questo è qualche cosa che rimarrà comunque sempre, pur nel dolore immenso che può aver causato la mancanza prematura di queste due ragazze. Nello stesso tempo però è un ricordo che ci deve aiutare ad andare avanti, a superare le difficoltà. Loro probabilmente nella loro vita ne hanno superate molto, però le hanno superate sempre con il sorriso sulle labbra, e questo è importante. Grazie a tutti quindi di questo momento, seppur doloroso, però di grande incontro della comunità. Grazie. Puoi sorridere perché hanno vissuto, puoi chiudere gli occhi e pregare perché ritornino, o puoi aprirli e vedere tutto ciò che ti hanno lasciato. Puoi voltare le spalle al domani e vivere come ieri, o puoi essere felice per il domani a causa di ciò che hai vissuto ieri. Puoi ricordarti di loro perché non ci sono più, o conservare il loro ricordo e farlo vivere. Puoi piangere e chiudere la tua mente, o puoi fare ciò che loro avrebbero voluto tu facessi. Sorridi, vivi la vita, ama e vai avanti. Il ruolo delle donne, funzioni e competenze al servizio del territorio è il tema dell'incontro che la CGIL, con il patrocinio del Comune di Borgotaro, organizza in videoconferenza sulla piattaforma Life Sides lunedì prossimo 8 marzo dalle ore 17:30 in poi, in occasione proprio della festa della donna. Si inizierà con i saluti del primo cittadino Diego Rossi. Sono previsti gli interventi di Elena Moneta, direttore amministrativo del distretto Vallitaro e Ceno, del vice sindaco di Borgotaro Giovanna Terroni, di Serena Rolandi, responsabile servizio sociale ufficio di piano Unione Valli Taro e Ceno, e di Daria Maria Lucia Asaro, carabiniere della compagnia di Borgotaro. Seguiranno poi le comunicazioni da parte del comandante della compagnia carabinieri di Borgotaro, Filippo Giancarlo Cravotta, di Paola Fabiani, vice segretario responsabile amministrativo dell'Unione dei Comuni, di Cristiana Bertani, medico anestesista del Santa Maria e direttore sanitario dell'assistenza pubblica, ed Elisa Gattini, segretario generale CGIL Parma. Moderatore sarà il segretario generale del sindacato Rosalba Calandra Checco. Da martedì prossimo 9 marzo su due ponti della strada provinciale 28 di Bardi vi saranno delle limitazioni al traffico per alcuni lavori. Vediamo. Dalle ore 9 di martedì 9 marzo il ponte sul rio Corsenna-Chiesa Buona e il ponte sul torrente Corsenna dei Bertonazzi saranno percorribili solo da mezzi fino a 44 tonnellate a senso unico alternato con semaforo a 30 km orari con divieto di sorpasso. Le misure di limitazione al traffico vengono comunicate dal servizio viabilità della provincia di Parma e riguardano i due ponti attigui sulla provinciale 28 di Varsi. Nel dettaglio, a partire dalle 9 di martedì, su entrambi i ponti sarà istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico al centro della carreggiata. Sarà sospeso il traffico ai mezzi pesanti di peso complessivo superiore a 44 tonnellate, mentre la velocità sarà limitata a 30 km orari e sarà istituito il divieto di sorpasso a tutti i veicoli. Le misure si sono rese necessarie a seguito delle criticità emerse nei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio Provinciale Viabilità e dagli approfondimenti successivi eseguiti da professionisti esperti appositamente incaricati nell'ambito del piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali. L'ordinanza avrà validità dall'installazione in loco dei prescritti segnali sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strutture. Strepitoso, è arrivata la primavera alla nuova Montelli a Borgo Val di Taro.
piante da frutto, patate da seme, piantine da asporto e poi fiori a prezzi super convenienti, davvero trovate di tutto per il vostro orto e non solo. Da noi troverete prezzi e qualità alla Nuova Montelli, ricordo il negozio in via Cassio e naturalmente il magazzino. Alla Nuova Montelli consegne anche a domicilio, continuano con grande entusiasmo. Nuova Montelli, Borgo Valditara, una leggenda che continua. Nuova Montelli, prezzi belli. Strepitoso Mariani Gomme, via Moronera 13 a Bedogna. Super offerta pneumatici agricoltura per tutto il mese di febbraio su pneumatici delle migliori marche del settore come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber e naturalmente Taurus. In omaggio con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio per preventivi 333-3968-929 oppure WhatsApp 320-1814-044. Mariani Gobbe, Strepitoso, Bedogna. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Ecco a voi le nuove offerte di Baudassi, quello dei prezzi bassi. Turbina da neve Husqvarna, larghezza di lavoro 68 cm a euro 2290. Deumidificatore elettrico Bimar, euro 149. Forno microonde con grill Ferrari, capacità 20 litri, 89 euro. Bilancia digitale pesa persone, 12 euro 90 centesimi. Paiolo per polenta con motore elettrico, in rame, litri 4 a 59 euro. Proprio così, come stai pensando, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditara, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditara. Telefono 0525 97 447. Siamo in un bar istituzionale, il bar Italo, no? Giusto? Che è nato, Eugenia, quando? A Bedogna quando? Nel 37. Direi che ormai si avvicina a 90 anni circa. Giusto. Bar istituzionale dove naturalmente già dai tempi accoglieva, soprattutto quando arrivavano i vari mercati e fiere, tutti coloro che arrivavano a Bedogna, a parte quelli che erano di Bedogna. Sì, è vero. Sono passate tante persone e adesso però è cambiato. Ecco, avete rinnovato, sono 3 anni, no? O 4? 5 anni. Oh, passa il tempo. Sì, 5 anni che ho rinnovato, sì.
Eugenia, io ho voluto fortemente convincerti a questa intervista perché c'è un argomento che da un anno ci tortura. I bar e i ristoranti sono, a mio avviso, i più penalizzati, insieme a chi fa musica, eventi, teatro e così via, e da questi colori inventati non so come, rosso, giallo, arancione e così via. Come si sopravvive? È difficile. Io sono fortunata perché non ho affitto e posso immaginare chi ha affitto, però è difficile andare avanti perché non vedi una luce in fondo al tunnel e abbiamo dovuto lasciare a casa anche i dipendenti e è una ruota che gira, è difficile per tutti. Molti dicono che quando si è in giallo proprio non si fa nulla, quando si è in arancione si perde mediamente un 70%, corrispondono le percentuali? Sì, perché l'arancione c'è, cioè l'asporto, e come magari persone anziane che hanno bisogno anche di sedersi, non vengono, vengono giusto chi è nel passaggio, che è proprio obbligato, se no tante persone non vengono. Ecco, che cosa passa nella mente di un commerciante con momenti come questi e di una ragazza giovane come te che vedeva il suo futuro in quello che aveva naturalmente scelto e per il quale aveva investito? A volte ti viene da dire, beh, chi me l'ha fatto fare, di spendere tutti i risparmi così. Poi anch'io ho una figlia e pensi anche a loro. Ti penti di aver investito così i tuoi soldi, i tuoi sacrifici, i sacrifici dei vecchi, però cerchiamo di tenere duro. Bairritolo, Abedonia, diciamo piazza? Senator Lagasi. Ecco, dove trova la simpatia di Eugenia, la professionalità, e dove trova questa originale macchina da caffè. Grazie mille. Domani è domenica, 7 marzo, avremo al mattino sui rilievi sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio tendenza d'aumento della nuvolosità che aumenterà ancora nel corso della serata. Temperature minime tra meno 2 e meno 1 grado, massime intorno agli 11 gradi, i venti deboli e moderati. Uno sguardo ai programmi di RTA, tra poco alle 20.35 Bucche TV, alle 21 undicesimo Prosecco Classic Festival, concerto di musica classica realizzato da Radio e Associazione Culturale Veneto 1. Alle 22.30 Zona Franca per il ciclo Arturo Curà, alle 22.30 il telegiornale, a mezzanotte Balla che ti passa e a luna Rivediamoli. Domani alle 20.35 Mille Voci e alle 23 Rivediamoli. È tutto, grazie come sempre per essere stati con noi. Buon sabato sera e buona domenica. L'informazione locale torna lunedì alle 19.35.